E in questo video andiamo a vedere come ho assemblato questo box per conservare i filamenti 3D ed utilizzarlo come dispenser. Se sei interessato alla stampa 3D, non dimenticarti di iscriverti al canale e attivare la campanella. Una buona parte dei polimeri utilizzati nella stampa 3D sono igroscopici, ovvero in parole povere assorbono l'umidità contenuta nell'ambiente che li circonda. Tra questi rientra il PVA, il nylon, il PLA, l'ABS e tanti altri tipi di materiali. Fanno eccezione invece ad esempio il PET o PETG in quanto sono idrofobici, ovvero non assorbono per niente l'umidità. L'acqua assorbita si lega chimicamente al filamento 3D e provoca problemi nell'estrusione, quindi nella stampa e nei risultati finali. Starei capendo bene quindi che è importante conservare nel giusto modo i filamenti ed ecco perché andiamo a vedere come ho assemblato questo box per conservare ed erogare i filamenti direttamente all'interno di questo box. Ho utilizzato un contenitore IKEA Samla da 22 litri, un tubo in PVC con sezione 40 mm lungo 31-32 cm, raccordi pneumatici, due modelli di supporto stampati, 4 clip per chiudere il coperchio, anch'esse stampate, un igrometro e del silica gel essiccante. Per iniziare assemblo le parti. Prendo il tubo in PVC e lo inserisco all'interno dei fori delle bobine. Aggiungo i supporti stampati ad entrambi i lati e verifico che la struttura sia salda per evitare di rompere qualcosa. Prendo il contenitore ed inserisco le parti assemblate all'interno, così che sia possibile prendere nota di dove andare ad inserire i connettori pneumatici. Ho visto utenti conservare fino a 4 bobine all'interno di questo stesso contenitore, quindi si ha diverse opzioni. Per preferenza personale scelgo di lasciarne 3 per evitare eventuali attriti tra le plastiche delle bobine in movimento durante un'eventuale stampa. Una volta scelta la posizione finale, con l'aiuto di un righello ed un pennarello, segno dove andare a forare la plastica. In un secondo momento ho modificato leggermente la posizione abbassandola di qualche centimetro. Pratico i 3 fori con un trapano, inizialmente con una punta da 6 cm. Successivamente ripasso il foro con una seconda punta da 8. Inserisco quindi un connettore e dall'interno ci avvito un dado per fissarlo saldamente nella posizione scelta. Questo è il risultato con tutti e 3 gli pneumatici installati. Prendo il supporto con l'alloggio dedicato all'igrometro ed incastro quest'ultimo in posizione fino a sentire il click. Quindi prendo il gel essiccante e lo posiziono nel fondo del box, inserisco le 3 bobine con i supporti e faccio passare ogni singolo filamento nel rispettivo pneumatico per farlo uscire all'esterno. Chiudo con il coperchio e per certezza lo serro con l'aiuto delle 4 clip stampate. In realtà IKEA vende le clip, ma l'ultima volta che sono andato allo store mi sono dimenticato di prenderle. E fortuna la mia Anet che ha risolto il problemino. Infine, ecco il risultato finale. Un contenitore economico e facilissimo da assemblare, per conservare i filamenti 3D ed erogarli durante la stampa da un ambiente controllato. Fammi sapere se e come conservi i tuoi filamenti e che cosa ne pensi di questa soluzione qui sotto nei commenti. Qui sopra trovi la mia playlist dedicata alla stampa 3D, più sotto un altro video del mio canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!